Azione. Primo check per cambio di scena, il nuovo cortometraggio firmato Potty Picture Academy, la prima scuola di formazione professionale cinematografica italiana per persone con disabilità intellettive. È una realtà incredibile, nata tanti anni fa per gioco, sviluppata di anno in anno, oggi è una casa cinematografica a tutti gli effetti, e siamo dentro una troupe, dentro un set cinematografico ben preciso, abbiamo un sacco di professionisti che ci stanno dando una mano. Fare l'attore nel senso, cioè, socialità, questo, però mi piace, anzi di più. Le riprese del cortometraggio Cambio di scena sono iniziate al Teatro Petrarca di Arezzo. Oggi si fa delle battute concentrate, insomma, una con l'altra, eccetera, eccetera. Sul set Fabio, Sabrina, Franca, Mario, Paolo, Alessandro e Sandra, 7 attori con disabilità intellettive. Ho scelto perché mi piaceva fare dei film e voglio fare l'attrice. Sono anni e anni che faccio parte della Potty Picture. Ti piace? Sì. Il soggetto, firmato dal regista Daniele Bonarini e dallo sceneggiatore Enrico Sacca, ispirato a 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, nasce dopo un percorso formativo durato 4 mesi e che ha visto i successivi 8 lavorare sullo sviluppo e la calibratura della sceneggiatura in base alle effettive capacità degli attori. Noi vogliamo promuovere la dignità delle persone, la piena inclusione, vogliamo dimostrare che il cinema, come magari tante altre arti, può veramente promuovere le persone, soprattutto coloro che magari hanno qualche sfortuna in più. Con ironia e delicatezza, cifra stilistica inconfondibile della Potty Picture, il film racconta il bisogno di comunicare se stessi e di conquistarsi un posto all'interno della società. E come in tutte le nostre storie, poi la realtà, proprio perché scriviamo su di loro e su quello che è il loro vissuto, le loro storie diventano anche le storie raccontate nei nostri lavori. Insomma, un'altra grande sfida per la casa cinematografica aretina dopo un'estate ricca di soddisfazioni e di premi. Il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire, il mio sogno è di andare a vincere qualcosa.